Dovevo avere circa 7 anni la prima volta che ho pensato a come si cambia il mondo. Ma soprattutto ho pensato, ma chi? Ma chi lo cambia il mondo? E la risposta mi hanno aiutato a capirla i giovani imprenditori sociali. E chi sono gli imprenditori sociali? Sono delle persone che hanno un'idea e la trasformano in un bene, un servizio da vendere sul mercato. E come ogni imprenditore vogliono fare dei profitti. Però tendono a reinvestire i propri profitti per il bene comune. Anzi, di più, strutturano la propria impresa attorno all'impatto sociale che il bene o servizio ha su un dato territorio. E quindi cercano di collegare continuamente la propria ambizione personale a quello che è l'impatto in una comunità, la comunità in cui vivono. Ok. Gli imprenditori sociali cambiano il mondo e hanno aiutato a capirlo a me. Ovvero, 2 minuti e costruiamo assieme la risposta. Il mio colore è il blu. Quando avevo 7 anni, il blu che mi piaceva di più era quello della mia squadra del cuore. 20 anni dopo, dal 2008, il blu che mi appassiona è quello delle Nazioni Unite. E da quando ho cominciato a lavorare per le Nazioni Unite mi sono chiesto sempre più insistentemente, ma chi è che lo cambia il mondo? Allora, alle Nazioni Unite il momento topico è la terza settimana di settembre. Bandiera blu, assemblea generale e 30, 40, 50 capi di Stato e di Governo che si trovano proprio lì. Ve l'assicuro, ti tremano un po' le gambe. Ti sembra davvero che stia cambiando il mondo. Ci ho passato 3 anni, però mi mancava qualcosa. Allora ho lasciato le Nazioni Unite per un attimo e sono stato in Tunisia, in Egitto, in Libia e ho cercato la risposta tra quei giovani che chiedevano, anzi urlavano la loro richiesta, il loro desiderio di cambiamento nella cosiddetta primavera araba. E ci ho trovato l'energia, l'entusiasmo, anche la follia. Però mi mancava ancora la risposta. Allora ho solo chiuso gli occhi e ho sognato. Poi li ho riaperti e ho continuato a sognare. E mi sono guardato addosso, così, giusto, molto concretamente, alle cose che avevo, alle scarpe, ai pantaloni. La maglietta che uso per andare a correre, la sciarpa con cui mi copro, ma anche la sedia su cui mi siedo, oppure l'app del mio telefonino che uso, oppure la musica che ascolto. E ho cominciato a sognare che all'interno di ognuno di questi oggetti ci fosse incorporato un sogno. Anzi, ho immaginato che ognuno di questi oggetti fosse il simbolo di un cambiamento sociale positivo, di un riscatto, di una speranza di futuro. Anzi, che proprio questi oggetti fossero la costruzione di futuro. Cioè, per esempio, guarda un po', calze colorate. Mi sono immaginato se queste calze colorate non fossero il simbolo dell'armonia tra razze e culture diverse. Oppure se questi pantaloni non fossero prodotti da un'azienda che reinveste gli utili per ricomporre un conflitto che ha fatto migliaia di morti. Oppure se questa maglietta non fosse il disegno o le speranze, le ambizioni di bambini di rifugiati. Oppure ancora se questa sedia o questo sgabello non fossero fatti con tutto con legno di riciclo, da persone che normalmente sono fuori dal mercato del lavoro. Oppure ancora se le app che uso sul mio telefonino non fossero prodotte da una cooperativa che è green e social. Oppure infine se la musica che ascolto non fosse prodotta da una casa discografica israelo-palestinese, in cui la musica stessa sia simbolo di fraternità. State tranquilli. Questi sono solo sogni, eh? Questi sono oggetti,
È come ogni oggetto, servono, non servono. O forse no. Perché queste calze sono prodotte da Andra in Austria e questi colori rappresentano davvero l'armonia tra razze e culture diverse. Perché per Andra lo ha vissuto sulla propria pelle, lei che è stata oggetto di discriminazioni a causa della sua nazionalità. E Pedrag in Bosnia e Erzegovina fa moda etica e impiega i figli di quelli che si sono fatti la guerra a Srebrenica e dintorni. E Zaid in Giordania vende le magliette dei bambini dei rifugiati palestinesi che si trovano nei campi. E Pesana produce mobili, arredamento, tutto fatto con legno di riciclo, impiegando persone che probabilmente senza di lei non troverebbero lavoro. Oppure Danilo in Sicilia. Lui produce delle app che creano coscienza ambientale e coscienza sociale positiva. E infine Batel, ma anche Ehud, Sara, sono israeliani e palestinesi e vengono da una famiglia di coloni, dal cuore di Israele e dalla striscia di Gaza. E spesso non riescono neanche a uscirne dalla striscia di Gaza, però alcuni di loro sono amici gli uni con gli altri e producono musica, servizi, vestiti e ritengono che uno dei modi di risolvere il conflitto sia tramite i prodotti che fanno. Insomma, dietro ognuno di questi prodotti c'è un'idea di cambiamento, un sogno, ma non qualcosa di astratto, di idealista. No, è qualcosa di concreto, ti tocca fisicamente. E i produttori sono imprenditori. Allora, come ogni imprenditore, il loro sogno è di diventare come Steve Jobs, Jack Ma, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Tutti i modelli maschili? È vero. Perché? Perché a livello globale, tra gli imprenditori, c'è una imprenditrice donna ogni 3 imprenditori uomini. Tra gli imprenditori sociali, sempre a livello globale, sono il 45% donne e il 55% uomini, quindi quasi metà e metà. Va bene, sulla parità ci siamo, ma i profitti? Il bello è che anche i profitti sembrano andare a favore delle imprese sociali. Lo dico io? No, non lo dico io. Lo dicono gli studi della Commissione europea, che ha fatto uno studio su tutti i 28 paesi dell'Unione e ha visto che in quei paesi dove c'è una legislazione per l'imprenditoria sociale, le imprese che hanno una missione sociale tendono ad avere un fatturato fino al 10% più grande rispetto alle imprese che non ce l'hanno. Insomma, guadagnano e cambiano il mondo. Sono imprenditori e sociali, sociali e imprenditori. Allora, dal 2012 ho deciso che per svolgere il mio ruolo all'interno delle Nazioni Unite io dovevo allearmi con loro. In primo luogo, dovevo imparare da loro e poi dovevo portare le loro soluzioni sull'immigrazione, le disuguaglianze, la disoccupazione giovanile, l'ambiente, l'educazione, l'estremismo violento, tutte queste soluzioni. Beh, vi ricordate quelle persone della terza settimana di settembre? Ecco, a loro. E chiedere quindi ai governanti di adattare la legislazione, la fiscalità, l'ecosistema per far sì che gli imprenditori sociali possano operare. Ma perché? Perché è bene. Sì, è bene. Però soprattutto perché conviene economicamente. Però questa non è solo una storia per governanti, perché certo, la legislazione, la fiscalità, l'ecosistema, sono belle cose, però non è che ci fanno sognare. E un sogno è reale quando appartiene a tante persone, oppure quando è lo spirito di qualcosa. E l'imprenditoria sociale è lo spirito di una generazione, anzi di più di una generazione. Volete i numeri?
L'indotto dell'imprenditoria sociale nel mondo impiega 40 milioni di persone. E il fatturato delle imprese sociali è simile a quello di un paese come l'Italia. Però vedo che qua c'è ancora qualcuno che non è convinto. E va bene. Allora, per convincersi generalmente bisogna toccare al portafoglio. E allora immaginiamo che qualche anno fa voi aveste avuto dei soldi da investire. Dove li avreste investiti? Mutui subprime? Non una grande idea, eh? Bitcoin? Ebbè, non cattiva. Oppure nel mercato dell'impact investing. Che cos'è il mercato dell'impact investing? Il mercato dell'impact investing sono quegli investitori che decidono di puntare il proprio capitale sulle imprese sociali. Negli ultimi 15 anni il mercato dell'impact investing è cresciuto 10 volte tanto. Quindi, se l'imprenditoria sociale fosse un paese, siederebbe al tavolo del G8. Se fosse una foresta, sarebbe un polmone verde. È tutto oro? Perché la foresta c'è. Sotto questa foresta c'è come una miniera sotterranea. E all'interno della miniera c'è dell'oro, però non luccica abbastanza. Le soluzioni degli imprenditori sociali non scalano abbastanza. Allora, un po' ogni volta che ci metteremo addosso un oggetto o qualcosa che porteremo con noi, che ci serve, lo sceglieremo perché è bello, perché è utile. E sarebbe ancora più interessante se oltre a essere bello, utile, ci comunicasse la storia, il sogno che ci sta dietro ogni volta che lo indossiamo. Perché la foresta degli imprenditori sociali cresce comunque. E il trend è questo. E per avventurarsi all'interno della foresta è semplice. Comincia oggi, dal prossimo oggetto o dal prossimo acquisto. Grazie.